A seguito di calunnie riportate a mezzo stampa sulla nostra presunta mancanza di senso etico. Ma va? Sì. Studio legale centrale. Uno tra gli studi più antichi del mondo. Sì. I fondatori fecero assolvere Caino per insufficienza di prova. Amaro Carocchio. Chi è? Ma... il liquore corroborante che aiuta a interpretare correttamente la legge. Nello studio legale centripeto, sì, 9 avvocati su 10 bevono Amaro Carocchio. Il decimo lo aspira dal naso. Garante della correttezza. Chi è? Avvocato Beppe Centripeto. Avvocato questo? Studio legale centripeto. La forza della legge al servizio della verità. O almeno di un alibi credibile. Ecco. Avvocato centripeto ha diritto a primo, secondo con contorno. Prezzo è servito. Tanto vivo. Ah, il completo travaso. Chi è? Avvocato Beppe Centripeto. No. Garante della voglia di reclamare che passa. Chi sarà? Avvocato Beppe Centripeto. Chi meglio? E la fortuna è pazza, sì, ma anche l'avvocato Centripeto. Egli è pazzo da generazione. Sì, ma si vede, Un suo antenato aggredì Dracula e lo morse. Si precisa che Dracula stava dormendo tranquillo nel suo castello. Garante che perdere è un po' come vincere. Avvocato Beppe Centripeto. Chi meglio di lui? Si ricorda che è vietato orientare il sorriso dell'avvocato Centripeto verso persone o animali. Ah, per evitare attacchi di panico, perdita dell'orientamento e caduta del pelo. Pure.